Questo finto entusiasmo, basta. Quando entro in un locale così pieno di gente, locale figo tra l'altro, con la mia ragazza giovane e carina, sento sempre bisbigliare alle mie spalle. Sta con lui perché c'ha i soldi. Sta con lui perché ce l'ha grosso. Mai nessuno di questi coglioni che si chieda e se fosse semplicemente cieca. Grazie, grazie. Grazie. Grazie degli applausi, vorrei stringervi le mani, ma ho visto che molti di voi vanno in bagno, pisciano e non se le lavano. Quanti di voi uomini vanno in bagno e non si lavano le mani? Dai, alzate le mani, dai. Non fate i timidi che, ecco, non fate i timidi che anche tante donne lo fanno e sono quelle a cui faccio più volentieri il bacio a mano, tra l'altro. Quindi, comunque io mi chiamo Ivano, come c'è scritto qui, e lavoro in ospedale e ultimamente sono diventato un po' paranoico per quanto riguarda il sesso. Cioè, non mi infastidiscono tanto i piedi ghiacciati, ma vado nel panico se non trovo il cartellino all'alluce. Grazie. C'è chi pensa che io sia pervertito, maniaco, degradato e chi invece proprio non mi stima, ma per questo appunto, perché io amo scherzare un po' su argomenti tabù come non so, sessismo, razzismo, morte, disabilità, malattie, parafilie varie, ma faccio questa premessa perché onde evitare spiacevoli situazioni imbarazzanti, anche se finora non mi è mai successo, a parte ai funerali, il peggior pubblico per un comico. Comunque vabbè, no, ma poi doverosa premessa anche perché siamo diventati un po' tutti permalosi. Ci avete fatto caso che siamo diventati un po' tutti permalosi? Non si può più dire niente a nessuno, ma neanche da un palco si può dire niente, neanche i comici stessi sono i più permalosi di tutti. Cioè, vi faccio un esempio. Locale a Pisa, da dove vengo appunto, una comica prima di me si esibisce sul palco e parlava di sesso con un entusiasmo, un trasporto, insomma come lo farebbe un uomo. E quando è toccato a me, io con l'intenzione di farle un complimento ho detto che se tutte le ragazze fossero così non ci sarebbe bisogno di ricorrere alla violenza sessuale. E infatti hanno avuto la vostra reazione, tutti hanno riso perché hanno capito che era ovvio, non è mia intenzione giudicare chi ricorre alla violenza sessuale. Lei si è offesa, ha messo il broncio. Allora, siccome a me mi dispiace poi quando qualcuno mette il broncio, allora ho cercato di fare io il primo passo, di riconciliarmi. Quindi l'ho aspettata fuori dal locale per 2 ore, sotto la pioggia, al freddo. E quando è uscita non ha cominciato a scappare, a correre. Cioè, quanto sono permalose le donne. Vabbè, a proposito di permalosità, ho fatto un esperimento sociale qualche tempo fa. Mi sono iscritto su Grind. Conoscete? Mi sento dei sim sottovoce. Lo sappiamo che lo conoscete. Comunque, vabbè, è il sito dove ci sono gli incontri tra gay. Io non l'ho fatto per bullizzare o per prendermi gioco di loro alle loro spalle, ma perché volevo verificare se è vero quello che si dice sui gay, cioè che siano molto permalosi. E con mio grande stupore ho dovuto verificare che non è così, ma per il semplice fatto che molti di loro, cioè, sono proprio totalmente privi di senso dell'umorismo. Cioè, molti di loro la loro femminilità la esprimano non capendo quello che gli dici. Cioè, poi non sono per niente teneri nell'approccio, non lo so, io mi aspettavo un buongiorno principessa, ti va di giocare a prendere lights, cioè un po' di romanticismo, invece loro sono brutali, diretti, affamati di sesso. Esempio, messaggio tipico, ciao, foto hai? Sardo sei? Poi, no, perché? Allora io gli faccio il verso, foto hai?
Sì, certo, ce l'ho. Cioè, capite, uno così stupido non se ne occuperebbe neanche un sardo. Un altro, invece, foto del fisico, prego. Io, guarda, se ti mando le foto del fisico, capirai che pregare non sarà stato sufficiente. No? Un altro ancora, sempre, poi sempre la solita richiesta, però più gentile, devo dire, più educato. Ciao, potresti mandarmi le foto del fisico? Allora gli ho mandato la foto di Stephen Hawking. Ah, voleva un fisico. Con la mia faccia al posto della sua. E lui mi fa, guarda, mi dispiace, ma non me la sento. Cerca di capire. No, tranquillo, nemmeno io. Sono etero e vado solo con uomini etero. E... è stato un gay a ridurmi così. Gliel'avevo detto di non succhiare troppo forte. Allora lui si è intenerito e abbiamo cominciato a parlare, a conoscerci, a parlare anche di argomenti importanti. Cioè, ad esempio, ci siamo trovati d'accordo sul fatto che all'Isola dei Famosi sì che fanno la fame vera, che Ciao Darwin sta prendendo una deriva troppo eterosessuale. E poi discorsi così, poi è cominciato a tirar fuori tutta una serie di termini inglesi, cosa tipicamente gay, tra l'altro. Allora ho dato il cellulare alla mia ragazza, ho lasciato che fosse lei a continuare la conversazione al posto mio. Dopo 2 ore torno e vedo che lei è sempre lì a chattare col tipo che mi sono insospettito e ho detto, non è che pure lei comincia a piacerle il cazzo. Poi non so come, ma lei è riuscita a procurarmi un appuntamento col tipo, magari... non so, pensava di farmi lo scherzone, che non ci sarei andato. Siccome io sono una persona seria, non c'è da ridere, sono una persona seria. Ribadisco, sono una persona seria. Mi sono presentato, lui alto, pelato, con la barba, io però... subito ho messo le cose in chiaro. A me non riuscirebbe mai mettermi con un uomo perché non riuscirei ad esserne geloso e io ne ho assolutamente bisogno. Di conseguenza non potrei picchiarlo come faccio con la mia ragazza, anche perché probabilmente avrei la peggio, però diciamo che un'esperienza omosessuale, a parte guardare Amici o X Factor, non mi dispiacerebbe, se non altro per avere un'idea del sesso a 360 gradi. Quindi diciamo che davanti a una proposta di una pompa potrei anche prenderla in considerazione, ma poi so già che rifiuterei perché sarei disgustato al pensiero della testa liscia e pelata, la barba che mi pizzica la pancia, insomma alla fine per non farcelo rimanere male gliel'ho succhiato io.